Molto partecipato il seminario pubblico sul testo unico sulla rappresentanza che si è tenuto a Roma. Monopolio democrazia sindacale, con queste parole significative si è svolto l'incontro che ha visto la partecipazione di costituzionalisti, giuslavoristi, avvocati del lavoro e sindacalisti dell'Unione Sindacale di base. Nel dibattito si è discusso del testo unico sulla rappresentanza sindacale, nel merito della legittimità e delle conseguenze del testo che CGIL, CISL, UIL, UGL e Confindustria hanno messo a punto sulla rappresentanza sindacale. Numerosi gli interventi che hanno affrontato in modo significativo il tema della democrazia e dei diritti dei lavoratori. È l'accordo delle larghe intese sociali, nel senso che cerca di trovare uno scambio di convenienze tra alcune rappresentanze storiche delle lavoratrici e dei lavoratori del nostro paese con la principale rappresentanza padronale del nostro paese. Democrazia sindacale o monopolio della rappresentanza? Beh, io credo che non ci siano dubbi, parliamo di monopolio della rappresentanza. Guardate, il sindacato di base, il sindacato indipendente è da anni che subisce questa situazione. Quello che noi chiamiamo monopolio sindacale, guardate bene, non è un monopolio, questo al di là dell'accordo, non è un monopolio, o molte volte si dice la maggioranza, no, la dittatura della maggioranza, perché molte volte stiamo parlando della dittatura di una estrema minoranza. Perché cercano fuori dalla Costituzione, l'accordo sulla rappresentanza, quello che nella Costituzione c'è già? Bacchio, a raccontarsi, a riferire in modo chiaro, lineare, e nella Costituzione, che CGIL e CISL e UIL invocano per tutti, tranne della parte che li riguarda, e ha spiegato che bella norma è quell'articolo 39. C'è la soluzione di tutti i problemi. Sia quelli che attengono la rappresentanza, sia quelli che attengono la rappresentatività. Una disposizione con la quale le organizzazioni sindacali avrebbero potuto, secondo me, ottenere che l'articolo 8 di quella legge fosse dichiarato non applicato. CGIL si è rivolta, come prima, a costituzionalista, questo la Gelfini, il quale ha detto certo che si può, perché non si può toccare i lavoratori, però il diritto è del lavoratore, quindi quando tocco il lavoratore sono chiolo. Il sindacato non ha un diritto di sciopero, quindi lui si può ben obbligare a non farlo. Il mondo del lavoro si è guadagnato le sue conquiste con le lotte e le sta perdendo adesso perché non ha più. Quello che sta succedendo adesso, guardate, che è molto grave, perché non è soltanto un giochetto CGIL, CISL, Confindustria e basta. È un blindaggio contro il mondo del lavoro. Io le dico, le dichiaro così, cani di guardia di un sistema. E non a caso hanno fatto delle leggi dove chi fa sciopero passa davanti un tribunale speciale. Appoggiando, diciamo così, le preoccupazioni e i primi elementi di mobilitazione e di lotta da parte sindacalismo appunto indipendente come quello dell'USB, di sostenere appunto una lotta ormai più che decennale per una vera rappresentanza sindacale e democratica.